Se sei nato come me alla fine degli anni 80 o all'inizio degli anni 90 e vi siete imbattuti in questo prodotto Microsoft 3D Movie Maker, penso e spero che abbiate avuto un'infanzia felice. Per chi invece non sapesse cosa fosse 3D Movie Maker, era un programma Microsoft fatto per i bambini per creare semplici animazioni 3D, utilizzando dei preset di attori, scene e movimenti, così i bambini potevano dare sfogo alla loro immaginazione. Nella notizia di oggi vi parlo di questo programma che è stato rilasciato circa 27 anni fa. Ma come fa un programma così vecchio a fare notizia oggi? Beh, questo perché Microsoft ha rilasciato il codice sorgente di questo prodotto sotto licenza MIT. Quindi chiunque adesso lo può prendere, modificare e ridistribuirlo come gli pare e piace. E anche se Microsoft rilascia il codice di un programma così vecchio, è comunque una cosa che era impensabile fino a qualche anno fa. In altri miei video avevo già parlato di aperture di Microsoft verso l'open source. In alcuni casi, come quello di 3D Movie Maker, sono stati loro in prima persona a farlo. In altri casi sono stati invece obbligati, come per esempio il caso di Hyper-V. Apro una breve parentesi riguardante Hyper-V e poi ritorniamo a 3D Movie Maker. Hyper-V è un sistema di virtualizzazione di Microsoft che, a differenza di programmi di virtualizzazione a cui siamo abituati tipo VirtualBox o VMware, è praticamente una sorta di sistema operativo cui il scopo principale è quello di lanciare delle macchine virtuali. Questo lo si fa per motivi di prestazioni, perché non abbiamo un sistema operativo sopra un sistema operativo, ma abbiamo un sistema operativo molto minimale che riesce a lanciare delle macchine virtuali. È capitato che Hyper-V utilizzava dei driver rilasciati sotto licenza GPL. I programmi che si avvalgono di codice o di librerie che sono state rilasciate sotto licenza GPL devono essere anch'essi rilasciati sotto la medesima licenza. Io in passato avevo già fatto dei video per quanto riguarda le licenze, che questo qua andavo a ripescare, in cui magari ne approfondisco un po' di più. Quindi gli sviluppatori di Linux richiesero e ottennero i driver per Hyper-V che loro hanno utilizzato per aggiungere delle componenti al kernel di Linux, tale che adesso è più performante quando Linux viene installato in una macchina virtuale all'interno di Windows. Adesso, chiusa parentesi, ritorniamo a 3D Movie Maker. Perché Microsoft ha rilasciato il suo codice dopo quasi 30 anni? Lo scopriamo dopo la sigla. You can 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti qui in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di Microsoft che rilascia codice open source dopo quasi 30 anni. In particolare parlo della storia di 3D Movie Maker, ma prima di cominciare vorrei ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella, così da non perdervi altri contenuti fantastici che porto su questo canale. Inoltre, se volete, qui sotto c'è il mio tag, seguitemi su Instagram. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Prima della sigla ci eravamo lasciati del motivo per cui Microsoft ha fatto questa cosa. Molto semplice. Perché gliel'hanno chiesto? In particolare un utente Twitter che si chiama Funny Turing, che si definisce come un necromante di hardware e software, un tizio che fa roba molto retro, lui semplicemente ha chiesto a Microsoft se poteva entrare in possesso del codice sorgente, così lui lo poteva modificare e farci altre cose. L'ufficio Microsoft per il software open source e l'ufficio legale hanno discusso della situazione e a maggio di quest'anno lo hanno fatto e lo hanno messo in un repository pubblico su GitHub, di cui vi lascio il link in descrizione. Quindi tutti noi lo possiamo prendere e modificare come vogliamo. E in quale linguaggio di programmazione è stato scritto 3D Movie Maker? In C++. Incredibile, no? 3D Movie Maker utilizzava il motore di rendering chiamato Blender, che a sua volta fu stato sviluppato da un'altra azienda chiamata Argonaut Software, e anche loro hanno rilasciato il codice sorgente sotto la stessa licenza MIT del loro motore di rendering, che si trova in un altro repository di GitHub. Ma qualcuno di voi mi potrebbe chiedere: ma perché c'è questo interesse dopo quasi 30 anni per questo programma? La risposta è molto semplice: perché nell'arco di questi quasi 30 anni non è stato mai sviluppato un programma simile, né per i bambini e né per gli adulti. Era unico nel suo genere e posso capire che magari non era il prodotto di punta di Microsoft, però all'epoca comunque fece una sorta di impatto, però non fu mai uscito da una seconda versione, non fu mai risviluppato e rimase tale e quale a quello del 95. Pensate che con la tecnologia attuale, per fare le cose in 3D, che ovviamente negli ultimi 30 anni ha fatto dei passi da gigante, immaginate cosa potrebbe diventare. Potrebbe anche diventare un programma in cui chiunque può fare delle semplici animazioni in 3D, anche io stesso, per fare roba per questo canale,
è magari espandere i pacchetti di scene e personaggi con roba che io mi posso creare. Io conobbi questo programma 3D Movie Maker quando andavo alla scuola media. Era nei nostri laboratori e ogni tanto i miei insegnanti mi ci facevano giocare e io mi ricordo che ero innamorato di sto gioco. Benissimo, pinguini! Oggi vi ho raccontato la simpatica storia trentennale di 3D Movie Maker di Microsoft e fatemi sapere nei commenti, prima di tutto, se voi lo conoscevate, secondariamente se l'avete mai utilizzato, terzo, se qualcuno si impegnasse a fare un prodotto simile sfruttando quello che ha fatto Microsoft 30 anni fa, è una cosa che vi interessa utilizzare per giocare, per fare roba amatoriale, ma comunque roba 3D. Fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like e inoltre andatevi a pescare gli altri video che porto su questo canale, nella fattispecie il video in cui parlo delle licenze, visto che in questo Breaking News abbiamo parlato in maniera estensiva di licenze open source, MIT, GPL, batte la pesca. E quindi io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!